Buongiorno a tutti amici bosportivi e il vostro mega pazzo juventino che parla. Parliamo che chi ha fatto la Juve? Chi ha fatto la Juve? Ha vinto 6-2 la sestina sulla ruota di Udine. 6-2 una Juve buona, dai, diciamo stavolta una Juve promossa. Allegri promosso. Dai, allora parliamo della Juve. La partita si mette subito male per la Juve. Udinese in vantaggio dopo pochissimi minuti. Noto mega cazzo si chiama, che ha segnato dall'Udinese. Poi pareggio dopo 6 minuti su autogol. Faccio tanto della Juve e autogol. E poi atti dopo al 20esimo raddoppio bianco-nero con il primo gol di questo campionato di Sami Khedira. Poi negli ultimi minuti c'è stato tanti attacchi dell'Udinese con salvataggi di Gigi Buffon. Il secondo tempo si apre con l'espulsione di Gigi Del Neri. Ah, prima ancora sul 2-1 c'è stata davvero un'espulsione di Mandzukic. E lì c'è stato il calcio di rigore, perché il giocatore dell'Udinese ha steso Mandzukic. E come hanno detto Domenica Sportiva in altre sedi, quello era calcio di rigore. Si doveva chiamare la VAR, ma la VAR non c'è stata chiamata alla Juve. Si sa, quando gioca la Juve, la VAR non viene data. Se c'era un calcio di rigore per l'Udinese, la VAR veniva chiamata. Calcio di rigore non dato, espulsione. Se il calcio di rigore non c'era, espulsione sacrosanta, perché la Mandzukic non si può permettere di insultare o fare dei gesti all'arbitro. Prima di tutto si deve rispettare l'arbitro. Però lui forse ha protestato perché era calcio di rigore netto, e non solo la calcio di rigore l'hanno ammonito, e poi si è fatto buttare fuori. Dai, Mandzukic qui non ci, però se li meritava, anche se non si dice certe volte l'arbitro se lo meritava, perché era un rigore netto. Comunque, secondo tempo si riapre con l'espulsione di Del Neri, non so perché, per un fallo, per l'espulsione, fosse un pazzo, fosse nella sua lingua turca, perché si sa, Del Neri parla, oltre il turco, parla il polacco, lo slavo, il cinese, il filippino, ma non parla l'italiano, Del Neri. Comunque, si riapre, pareggio dell'Udinese, colpo di testa, mi sembra di Afferson, non mi ricordo, che batte Gigi Buffon. Poi la Juve, non so, si scatena, calcio di punizione, pac di colpo di testa di Rugani, e 3-2 bianconero. Allora facciamo una cosa, di quella giornata, la goduria. Bonucci espulso, gol di Rugani. Poi si scatena Sami Khedira, 4-2. Poi di nuovo Sami Khedira, 5-2. Nel frattempo c'era stato anche un gol annullato alla Juve per fuorigioco di Higuain, che aveva servito perfettamente Dybala, vabbè. Poi entra da Brugosa Bernardeschi e la Juve cala la sestina con Milan Pjanic. Ed è sono 6-2. Siamo soddisfatti di questa vittoria. L'importante era rispondere all'Inter e al Napoli. E credo di guardare contro il VAR. Il VAR va contro la Juve, abbiamo un sistema che va contro la Juve e tutti noi. Dai, fino alla fine, forza Juventus. La cavalcata è iniziata per prenderci il primo posto che spetta a noi e non a Napoli. Noi siamo i campioni d'Italia, 35 scudetti. Quest'anno facciamo 36, è il settimo di fila.